uscire con il cane significa uscire lo stretto necessario entro 500 metri, che arriva il cane, fa la cacchina, ma soprattutto raccogliete la merda. Stamattina ho girato per il paese, è pieno di merda dei cani, è una vergogna. Volete il cane caca, e allora dovete raccogliere la merda. Perché il cane non ha detto io voglio essere adottato e poi non posso fare quello che devo fare. Il cane caca. Chiunque lo compra sa che il cane fa la cacca. Allora quando lo portate fuori raccogliete la cacca. Adesso qualcuno si incasserà dicendo: oh sindaco, tu fa presto a parlare. E dove la butto? Che non ci sono i cestini. Allora, siccome l'educazione civica la dovreste conoscere, se ci sono i cestini, la cacca la buttate nei cestini. Se i cestini non ci sono, la cacca ve la portate a casa, è chiaro? E poi la buttate il giorno dopo dove si deve mettere. Questo deve essere chiaro, perché non è perché non c'è il cestino uno si sente autorizzato a prendere e buttare la cacca a do cacchio, gli pare. La cacca va raccolta, messa nei cestini se ci sono, se no va portata a casa e poi smaltita come deve essere smaltita. Mi riferisco a tutte quelle persone che portano il cane su in via Etruria, dietro la caserma, nei punti dove la gente non vede. È pieno di merda, è ora di farla finita. Guardate che ci metto le guardie borghese. Dopo però, se vi pizzico, non venite a rompere le palle come avete fatto con la casetta lì vicino alla scuola. Ma io lì questo, quello e quell'altro. L'immondizia non si poteva buttare per terra. Chi l'ha buttata per terra paga la multa e non se ne discute. Allora, le regole ci sono, sono scritte e ve le vengono dette. Scusate lo sfogo, però non si può vedere. Oggi mi sono fermato a fianco alla caserma dei carabinieri, è piena di merda. Ma se può andare avanti così? Che vi costa raccogliere un attimo lo stronzetto di merda? Certo, se ci avete un cavallo, vi dovete portare dietro la busta della monnezza, quella nera. Ma se c'è del cane normale, c'è un attimo a raccoglierla. Perciò, mi raccomando, questo è il senso civico. La libertà tua finisce dove inizia la mia e viceversa. Allora rispettiamola sta cosa, che poi tutto è migliorabile e si può fare meglio. Però intanto in questa emergenza cerchiamo di essere educati ognuno di noi. Pensate, se io vengo col cane mio di fronte al marciapiede di casa vostra, invece può fare una bella cacata sopra, se vi girano i coglioni, è normale che vi girano. La stessa cosa succederebbe a me. Allora cerchiamo di essere tutti più educati, cerchiamo di essere più tranquilli. Chiunque deve esporre un problema, ci sono certi che si incazzano, strillano, fanno: è inutile che ti incazzi. Vieni, parliamo tranquillamente. Se ne parla, se ne discute. Se c'è una scappatoia, se cerca di prenderla, se non c'è, non c'è. Se ha sbagliato, paghi. Dove andiamo? Pettetti. Parliamo di.